Ho incontrato Irmela ormai 7 anni fa, tantissimo tempo fa. Insieme al direttore della fotografia, Fabrizio Russo, abbiamo trovato un articolo su un free press, 10 righe con una foto, che mi ha impressionato subito. Intanto raccontava in poche parole quello che lei fa e poi questa sua faccia, questo suo sorriso beffardo. Mi ha davvero colpito, tanto che semplicemente ho cercato il suo numero sulle pagine bianche tedesche, l'ho chiamata e le ho chiesto se aveva voglia di raccontarmi la sua storia, per cui sono partito per Berlino, siamo partiti per Berlino, ed è cominciato tutto così, in maniera molto 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 semplice. Ah, il valore nell'attività di Irmela, diciamo i valori nell'attività di Irmela, rispetto anche a come li ho raccontati nel film, sono tanti e molti di questi sono a interpretazione dello spettatore. Volevo che fosse così. Io ho raccontato e amato questa storia in un momento in cui, adesso più che mai, ma già quando ho cominciato, le persone prendevano distanza dalle cose, no? Che non, le cose sbagliate, chiamiamole così. E soprattutto avevano e hanno oggi più che mai perso il senso del disgusto, completamente. Per cui una persona come lei, normale, poi chiaramente anche con la sua età, questo sicuramente fa più effetto, che si alza in piedi, prende posizione. Che non ha paura, ma non tanto al di là delle minacce di morte, che quelle sono sicuramente fondamentali e importanti, dice, aspetta, però non ha paura di dire no. Noi oggi come oggi abbiamo paura di farlo a prescindere dal rischio che corriamo nel farlo, ma quindi questo mi ha colpito tantissimo e questo è il nucleo del film. Poi che cosa ho fatto? Ho fatto un percorso nel raccontare la sua storia che non si limitasse alla sua attività. Perché? Perché non volevo raccontare una eroina, non volevo creare un nuovo idolo, no? Per cui tutti dicessero che brava, però lo fa lei e soltanto lei. Ho voluto raccontare una persona, no? Anche l'aspetto emotivo che spinge questa persona a fare quello che fa, no? Perché non è soltanto un senso di giustizia. La prima domanda che mi sono fatto è stata: perché lo fai? E l'ho fatta anche a lei, ci sono voluti 7 anni per avere questa risposta, perché lei non voleva andare in quella direzione. Perché quando qualcuno fa qualcosa, di questo sono certo, lo fa sempre perché ha bisogno di fare qualcosa per se stesso, di salvare se stesso prima di tutto. Questo è fantastico perché ci dà la garanzia che lo farà per sempre, o almeno fino a quando lo farà stare bene. Se fosse solo un senso di giustizia avrebbe smesso 4, 5, 10 anni fa. Volevo raccontare una persona normale. Volevo che lo spettatore, voglio che lo spettatore trovi empatia, no? Nel racconto, per questo c'è anche tanto della sua vita privata, che ha scatenato tutto questo, ma che deve essere anche un mezzo per arrivare allo spettatore, in modo che lo spettatore si senta partecipe e a modo suo poi nella vita reale reagisca in qualche modo, appunto a modo suo, per cui non è che sto dicendo a chi guarda il film, prendete tutti la bomboletta e andiamo, no. Non è questo, quello che sto dicendo è trovatevi il vostro modo per reagire. Smettete di, visto che siamo in un cinema, smettete di fare gli spettatori. Diventate dei protagonisti e magari scrivete anche voi parte della sceneggiatura. Beh, questo è il mio modo per reagire. Questo film è il mio modo per reagire. Io ho questo appunto, poi ognuno troverà il suo e devo dire sono felicissimo. Fra l'altro poi da documentarista. Sai, la cosa più bella, almeno quella che piace di più a me, è riuscire a sfondare delle porte, no? Quando tu racconti un personaggio, perché tu comunque pensi, arrivi, bussi, ma mentre bussi, quando ti aprono la porta, arrivi con la telecamera, con un sacco di domande, quindi proprio sfondi le vite delle persone. Riuscire a farlo con delicatezza e sensibilità e riuscire ad arrivare dove vuoi arrivare è una cosa che davvero mi piace tanto, è la cosa che mi piace di più, più ancora del vedere il film, il risultato finale, no? Il film che finisce. Poi mi piace anche quello, insomma, non fraintendetemi. Però quella per me, un po' perché ti arricchisce, un po' perché anch'io per primo ho trovato delle somiglianze, ho sentito l'empatia con la sua storia. Parte della sua storia è un po' anche la mia, no? Ma è quella di tanti. E questo è quello che ho cercato di riportare nel film. Devo dire che, no, non so, mi viene da dire per puro caso, poi alla fine non. Caso non è mai veramente tale. Le storie che ho raccontato ad oggi hanno sempre a che fare con il sociale, in qualche modo. Se vogliamo un po',
Esattamente come per Irmela, siccome lei ha un passato travagliato e fa quello che fa, io ho lo stesso passato travagliato e devo dimostrare a me stesso e agli altri di essere buono. Non è che sono stato tremendo, fino adesso non è questo, però ho un passato che non sto a raccontare perché se diventerebbe lunga e noiosa. Per fare questo cerco di raccontare le storie delle persone che hanno bisogno di essere raccontate. Quindi Irmela è una delle tante storie che sono passate e una delle tante cose. Anche il prossimo film, comunque, quello che sto preparando, ha una direzione verso il sociale. Per cui non lo so, sì, credo che forse è una cosa che mi riesce bene anche. Mi riesce bene entrare in contatto con le persone. Credo di avere la sensazione. Se ho un pregio, al di là della regia, se vuoi, è riuscire a entrare, avere la sensibilità giusta per entrare in contatto con le persone e rispettare la loro storia, che è la cosa fondamentale che ogni tanto nel documentario si dimentica. Nel senso che si pensa esclusivamente al film, andare in una certa direzione e non a rispettare completamente la storia di questa persona. Per cui molte delle cose che io ho messo in questo film le ho, fra virgolette, concordate con Irmela, no? Perché me ne ha raccontate a un certo punto così tante, no? A un certo punto proprio è caduta una barriera ed è stato un fiume in piena, mi ha raccontato tutta la sua vita, tutta. E molte di queste cose non le ho messe nel film perché comunque ci va sempre, sempre, sempre un rispetto per il personaggio che stai raccontando. Ja, ich habe nach dem ersten Fund eines Aufklebers, und zwar forderte der die Freiheit für Rudolf Hess, der ist, saß im Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau ein. Und ich war so geschockt, als ich den gesehen hatte. Ja, ich habe ihn zwar abgemacht und dann eben gedacht, ja, mit Nichtstun kann man nichts erreichen. Mit Nichtstun kann man nichts. Ja, keine Lösung finden. Und ich hatte so ein gutes Gefühl danach, wie ich den entfernt hatte, erfolgreich, er war nicht mehr zu sehen. Und war auch gleichzeitig erschrocken, dass ich vorher die anderen Sachen nie entdeckt hatte, die in der Nähe auch klebten. Und ja, dann habe ich mir natürlich mein Werkzeug zusammengesucht. Damals war das Pinselreiniger, Dispersionsfarbe in alten Schaber. Und da bin ich nachts rumgezogen, tags habe ich ja gearbeitet und nachts habe ich dann die Sachen abgemacht. 14 Tage lang, jede Nacht. Und dann hörte das da erstmal auf. Und dann merkte ich, dass in Berlin noch viel mehr ist. Und irgendwie habe ich mich dann spezialisiert. Heute ist es so, dass ich Farbspray nehme, geht ganz leicht, ganz schnell. Und jetzt mache ich auch Herzen oder verändere die Worte von den Nazis. Ja. Dann habe ich einen Keramfeldschaber für die Aufkleber. Ja, heute hatte ich leider keinen dabei, muss ich meine Nägel nehmen und habe hier Sticker in Turin gefunden. Von den Identitären, ja. Aber ich habe sie gut abgekriegt, weil mit Tricks kriegt man das auch ohne Keramfeldschaber. Und dann habe ich mir heute auch zum Beispiel, was ich immer zu Hause benutze, Nagellackentferner für die Nägel, für die kleinen Edding-Graffitis. Heute habe ich mir Aceton in der Apotheke gekauft, um das wegzuputzen. Das war ein islamfeindlicher Spruch. Ja, und dann mit diesem Material, mit den dreien, bekomme ich die Sachen eben wunderbar ab. Rassismus ist für mich einfach die Ausgrenzung von Menschen, die anders aussehen, anders leben, anders sprechen, anders denken. Und der zeigt sich allein schon durch den Gesichtsausdruck, diesen ablehnenden Blick, Körperhaltung und natürlich die Sprache. Ja. Das auch und dann natürlich die Benachteiligung, sei es bei der Wohnungssuche,
sei es auch in der Bahn. Da gibt es immer wieder Zwischenfälle, wo Leute angespuckt werden und angerempelt werden. Aber ich muss übrigens sagen, das hier, Ellbogengesellschaft, ist eine gute Vorstufe, oder eine negative Vorstufe für Rassismus. Hoppla, jetzt komme ich, also Macht. Ja? Macht und Rassismus ist also sehr eng miteinander verbunden, auch würde ich sagen. Macht über andere, über Schwächere haben. Rassismus ist auch übrigens eine Benachteiligung gegenüber sozial schwache Behinderte. Auch das ist eine Form. Und dann natürlich die, ich habe ja gesagt, die Einlassgläubigen, also Religion, Antisemitismus gehört auch dazu. Ja. Es ist schwierig, in mein Engagement gegen Rassismus ist ein unbequemes Engagement, das ist einfach offensichtlich. Und dann ist es ja auch so, ich drücke immer mit dem Finger in die offene Wunde dieser gleichgültigen Gesellschaft. Also, natürlich bin ich immer bereit gewesen, mich mit Leuten zusammenzutun, aber das ist sehr schwer. Und ich habe die Erfahrung auch gemacht, Menschen, die sich engagieren, also antifaschistisch engagieren, die kleben gerne was an, aber das mühselige Wegkratzen, das ist so schwer. Und das machen sie nicht lange. Lieber man klebt was an und dann was anti, also ein Antifa-Sticker und dann ist es auch getan. Für mich aber nicht. Ich möchte diesen geistigen Dreck einfach nicht mehr sehen. Eine ganz wichtige Sache noch. Ich habe manchmal ein bisschen Probleme mit Leuten, die ich gerne unterstütze, die Antifa. Nur, es gibt ja in Berlin zwei Gruppen, also die dann Antifa oder die eben die Antideutschen. Und die agieren mit Gegenhass, leider. Das heißt, ich will nicht den Tod der Nazis, ich will, dass die Nazis umdenken, aufhören. Also Nazi-Verrecke haut die Glatzen bis sie platzen. Und wenn ich sage, Gegenhass hilft nicht gegen Hass, dann habe ich Probleme mit den Antifa-Leuten und dann wollen sie nicht mit mir zusammenarbeiten. Ich bin in der ersten Nachkriegsgeneration und ich habe immer gesagt, das, was war, dafür kann ich nichts, ich kann etwas dafür, was kommt. Mir geht es darum, ich finde, es muss Gedenken muss sein, aber nicht nur, weil die jungen Menschen wenden sich ab, weil sie sagen, sie können es nicht mehr hören. Die Überlebenden sterben und es geht natürlich dann weg, die Erinnerung, die verblasst. Das möchte ich auf keinen Fall. Ja? Eine Erinnerung muss eine Mahnung sein, ist ganz wichtig. Aber ich finde, die Monumente jetzt noch zu bauen oder zu pflegen, es ist schwierig, die Menschen dazu zu bringen, dass sie Respekt haben. Ich finde es wichtig, dass heute, 72 Jahre nach Kriegsende, dass wir einfach aus der Vergangenheit jetzt lernen und neu anfangen, ohne Nazi, ja? Ohne diesen Faschismus.